qui. Siamo con Giuliana Loiodice, protagonista insieme a Pino Micol e Luciano Virgilio di un bellissimo Così esse vi pare con la regia di Michele Placido. È un regista di cinema che questa volta si confronta con il teatro. Com'è stato lavorare con Michele Placido? È stato piacevole, è stato divertente, un grande compagno di lavoro, non c'è stata come dire, una scala di valori, siamo stati tutti uniti a cercare di passargli le nostre convinzioni, le nostre deduzioni sui personaggi, sulle cose così e contemporaneamente lui a gestire anche un nucleo di attori, perché questo è uno spettacolo, non dimentichiamolo, è uno spettacolo corale, quindi non è fatto solo di parti. Intanto credo che Così esse vi pare non si rappresentasse da molto tempo, da molti anni, ed è sempre un testo magnifico, come se i personaggi in cerca d'autore è uno dei testi principali di Landello che proprio c'è un interesse da parte del pubblico, anche perché Michele Placido giustamente ne ha fatto una specie di thriller, cioè è un giallo. C'è stato un ragazzo che è venuto a teatro, se ne fa, che ha chiesto a una signora che poi me l'ha riferito, ma sembra un giallo di Simenon. Eh sì, perché è un giallo psicologico, naturalmente non muore nessuno, anche se c'è stato un terremoto, e il mio personaggio in particolare viene proprio da un terremoto. Parlando di personaggi, il mio arriva come un fantasma chiuso in una casa dove lei non deve, non può ricevere né dare visite, secondo l'idea di suo genero, col quale c'è una relazione sia affettuosa, ma che secondo gli astanti, cioè questo gruppo di intriganti e di pettegoli di provincia, ritengono che vada al di là della norma, cioè suocera e genero potrebbero avere anche un fatto morboso tra di loro, esistendo invece una cosiddetta figlia di questa donna a lutto che ha sposato questo genero e non si capisce mai fino alla fine se è veramente sua figlia, se è la loro figlia, se è un fantasma, se questa figlia iniziale di lei è morta, se non è morta, se lui si è risposato con questa donna. E fino alla fine c'è la diatriba per capire chi sono queste due persone. È una cosa molto intrigante, molto. Il pubblico ci sta, il pubblico vede un thriller e vede soprattutto una bella compagnia. Una compagnia di attori importanti, di attori che svolgono il loro ruolo avendo pensato molto con Michele Placido come svolgerlo. E molto fortemente, cioè è uno spettacolo da un punto di vista emotivo molto forte ed è quello che oggi la gente vuole.